La morsa di Apocalisse non lascia l'Europa e anche nelle prossime ore sono previste temperature sui 40 gradi. Campobasso sarà ancora tra le città da bollino rosso e per cercare il refrigerio molti stanno letteralmente scappando al mare o in piscina appena possono. Questo appare l'unico rimedio a un caldo che ha fatto segnare il record di Molise e che ha generato come conseguenza degli incendi come quello scoppiato a Palata in un'azienda agricola dove c'è stata la morte di molti animali. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco anche con un Canadair. E non è finita, perché se al nord sono previsti temporali, nel mezzogiorno non ci sarà tregua almeno fino al prossimo weekend, come ha spiegato l'esperto di meteoemolise.com Gaetano Ciaramella. Per quanto riguarda la nostra regione, se fino a qualche giorno fa potevamo beneficiare di una ventilazione da est più fresca che non faceva salire di molto le temperature e manteneva l'umidità più bassa, quindi cieli più tersi e puliti, da ieri c'è un maggiore apporto africano con aumento di umidità e di nuovo con il rischio di toccare di nuovo 40 gradi nelle pianure dell'entroterra come Venafro e Basso Molise. Sicuramente saranno toccati 40 gradi nelle pianure del Foggiano. Quanto durerà ancora questo caldo? Allora, per quanto riguarda le previsioni, possiamo dire che da qui a una settimana non ci aspettiamo grandi cambiamenti, stiamo nell'acme di questa ondata di calore e probabilmente dal prossimo fine settimana qualche apporto più fresco da est potrebbe far ridimensionare le temperature. Prossimo fine settimana, quindi parliamo del 30 e 31 luglio. Esattamente, avremo anche disagio notturno per quanto riguarda le temperature, perché non si scenderà mai sotto i 22-23 gradi. E questo sarà almeno per un'altra settimana. Ad agosto forse arriverà un po' il fresco? Previsioni per quanto riguarda agosto è difficile farle, da qui una settimana è possibile, ad agosto non posso dire nulla. Quindi dobbiamo ancora patire questo caldo? Esattamente, è l'estate italiana, anche con le sue anomalie ormai.